Ciao amici, c'è una grande differenza tra adorare Dio in una chiesa comune e adorare Dio in una chiesa arroccata a 2580 metri di altitudine. Eppure in Etiopia, nella regione del Tigre, i cristiani ortodossi non esitano a scalare delle altezze vertiginose per accedere a questi luoghi di culto. La chiesa di Abuna Yematagu, per esempio, è senza dubbio la chiesa più inaccessibile del mondo. Eppure, più fedeli rischiano la loro vita quotidianamente per farvi battezzare i loro neonati. Durante le cerimonie di battesimo, sono così le donne che corrono il rischio di affrontare il vuoto con il bebè tra le braccia. Ai piedi dell'edificio la mamma scala la parete, a piedi e a mani nude, cosa che rende l'ascesa ancor più pericolosa. Ogni volta che si svolge un battesimo, quindi, si ha segretamente paura che sia anche un giorno triste per la mamma, ma questo nessuno lo ammetterà. In ogni caso, spero che tu non abbia le vertigini, perché oggi ti portiamo in dei luoghi tanto antichi quanto inaccessibili. In Georgia, il monaco stilita Maxim Kavtardze è diventato una vera e propria celebrità. Quest'ultimo ha in realtà deciso di isolarsi dal mondo e per riuscirvi è arrivato fino a piazzare la sua dimora in cima a un pilastro di 40 metri di altezza. Per nutrirsi sono i suoi discepoli che gli fanno avere i suoi pasti. Ma allora, per quale ragione ha scelto una vita da eremita? Beh, dopo un soggiorno in carcere, l'uomo ha avuto il tempo di meditare e si è da allora aperto a questo stile di vita assolutamente originale, in cui lascia il suo rifugio solo due volte a settimana per pregare con i suoi discepoli e rivolgersi ai pellegrini che vengono a chiedergli consiglio. Tuttavia, non è l'unico ad aver scelto di vivere in questo pilastro, che tra l'altro porta il nome di Katsuki. Infatti, fino al XV secolo, questo luogo era utilizzato dai monaci per allontanarsi dalla tentazione. Questo monaco ha quindi aggiornato questa antica tradizione, scegliendo di condurre una vita completamente isolata. Ma se ciò è senza dubbio molto impressionante, è soprattutto il monastero stesso che sorprende di più le persone, e uno di quelli più stupefacenti che esistono. Sulla sua cima si trova così una piattaforma di circa 150 metri quadri, appena la dimensione di un campo da pallavolo, eppure una chiesa ortodossa vi ha trovato posto, è famosa con il nome di Saint Maxim il Confessore, e lo avrà indovinato, è allo stesso tempo una di quelle più remote del mondo, e persino di quelle più misteriose. Dopotutto, nessuno può spiegare esattamente come questa chiesa ha potuto ritrovarsi in cima alla struttura monolitica in calcare. Tra l'altro, non sappiamo davvero granché su di essa, se non che è stata abbandonata finché un alpinista e la sua squadra scalassero l'imponente roccia nel 1944 e che risalirebbe probabilmente a un millennio. Al giorno d'oggi la visita è vietata perché la scalata del pilastro è giudicata troppo pericolosa e anche se sei autorizzato ad accedervi non è affatto semplice, è una vera corsa ad ostacoli che si riassume in un'escursione difficile e una scalata di 20 minuti su una stretta scala in acciaio. Skellig Michael, o Great Skellig se preferisci, è un'isola situata nella costa sud-ovest dell'Irlanda. Ha la particolarità di essere elevata ripidamente a 218 metri sopra l'Oceano Atlantico e di aver, tra le altre cose, ospitato nel Medioevo un piccolo monastero cristiano. Al giorno d'oggi, l'incredibile e stupendo Skellig Michael è uno dei due soli siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO in Repubblica d'Irlanda. Questa piccola roccia ripida, dagli habitat poco verdi, rappresenta anche un vero santuario per la protezione degli uccelli marini, in quanto ospita delle specie importanti e molto diversificate, cosa che spiega tra l'altro la profusione fantastica di uccelli su e intorno all'isola. Ma la cosa più sorprendente non è questa, perché in cima si trova il monastero di San Fionan, in cui i monaci vivevano in passato, pregavano e dormivano in specie di capanne a forma di alveari di api in pietra. Per vedere ciò con i tuoi occhi bisogna avere un buon paio di sneaker molto solide, perché dovrai salire 618 gradini ripidi e soprattutto irregolari. Nel frattempo i monaci hanno fatto i bagagli verso il XIII secolo, ma il monastero è diventato un luogo di pellegrinaggio e un rifugio per i cattolici. Lo Sigiriya, o lo Sinagiri, è il nome di questa immensa roccia situata in pieno centro dello Sri Lanka. Chiamata anche la Roccia del Leone, questo luogo ospita in realtà un sito archeologico del V secolo, che tra l'altro è arroccato a 370 metri di altezza. A una tale altezza si immagina benissimo che l'ascensione della cima è indubbiamente grandiosa. Tuttavia, raggiungere i reperti che si trovano nella fortezza non è un'impresa facile. La ragione? Beh, bisogna salire non meno di 1300 gradini. Per accedervi bisogna prevedere tre lunghe ore, e tanto vale dirtelo subito, in modo che tu non sia deluso una volta in alto. Il sito è praticamente deserto, però potrai godere di una vista panoramica. Durante tutta l'ascesa delle pareti ripide del Sigiriya puoi goderti una vista mozzafiato sul massiccio del picco di Adam, la giungla e i villaggi nei dintorni.
58 metri di lunghezza, 105 da ogni lato, delle mura in mattoni, è così che si presenta l'edificio piramidale di Awara. Non avendo attualmente l'aspetto della piramide che conosciamo tutti, quest'ultima è considerata come un capolavoro architettonico del Medio Regno. Possiede, infatti, un labirinto tanto sofisticato quanto complesso che continua a stupire sia gli scienziati che gli appassionati di storia egiziana. Infatti, questa piramide, costruita dal sesto faraone della dodicesima dinastia, Amenemhet III, nei dintorni del 1850 a.C., è senza il minimo dubbio un vero e proprio tesoro artistico, tanto più che i mezzi attuati per rendere la piramide impenetrabile erano a quell'epoca dei più elaborati. Purtroppo al giorno d'oggi questa piramide somiglia pochissimo a quella che venne eretta in questo luogo. All'origine era così composta da mattoni ricoperti da un rivestimento di calcare e possedeva un'infrastruttura delle più straordinarie, ma con il passare dei secoli questa piramide ha un po' perso i suoi attributi. Tuttavia rimane indubbiamente sorprendente grazie alla sua complessità architettonica. Ecco uno dei più grandi misteri della storia, il geoglifo dell'uomo di Marre e la sorprendente riproduzione di 4,2 km di lunghezza di una silhouette aborigena che porta una specie di bastone da lancio, utilizzato in passato per sparpagliare piccoli stormi di uccelli. Altri lo vedono come un boomerang, ma ciò che è incredibile in questa riproduzione situata in una zona arida dell'Australia meridionale è quella che è apparsa nel 1998, incisa su un altopiano desertico da qualcuno di cui non si conosce l'identità. Ancora più sorprendente è che nessuno rivendichi la responsabilità di questo disegno e nessuno sostiene di essere stato testimone della sua creazione. Allora le speculazioni e le voci più folli hanno scosso le sabbie rosse del deserto a causa della dimensione del geoglifo. Che genere di creatura è in grado di incidere un disegno così grande con così tanta perfezione? L'uomo di Murray ha soprattutto guadagnato in popolarità sui voli turistici perché possiamo vederlo solo dall'alto. Allora, a bordo di un aereo, vedrai l'uomo gigante dal perimetro che misura 28 km. Zodilo è un luogo raro e unico al mondo, tanto la sua atmosfera è piena di misteri. Anche se è difficile da raggiungere, gli affioramenti rocciosi di questo luogo magico, situato nel Botswana, sono stati visitati dagli uomini per migliaia di anni, e questi ultimi non partivano mai senza lasciare tracce. È ciò che spiega la sua espansione incredibile d'arte rupestre, che potrai osservare quando lo visiterai, dagli apparati genitali maschili agli animali selvatici che ballano. I disegni sono molto sorprendenti e intriganti al contempo. Situato precisamente nel deserto del Kalahari, Zodilo è tra l'altro formato da uno zoccolo massiccio antico di rocce quarzite, circondato da antiche dune ad est e dal fondale di un lago fossilizzato ad ovest. Al giorno d'oggi questo luogo affascina ancora molte persone in tutto il mondo. Le formazioni rocciose maestose a Zodilo, oltre ad essere eccezionali e rare in questa regione del mondo, hanno anche una vista mozzafiato. Direzione Perù, laddove ci aspetta questa meravigliosa fortezza poco nota al grande pubblico, la fortezza di Kuelap. Pensavi davvero che ti avremmo parlato ancora di Machu Picchu? No, abbiamo di meglio. La fortezza di Kuelap è un sito archeologico inondato di misteri. Innanzitutto è difficile da raggiungere, perché per potervi accedere bisogna attraversare il rilievo del nord del Perù e sopportare ore di strada, se non addirittura giorni interi, in base al mezzo di trasporto che scegli. Quando arrivi finalmente all'interno del sito archeologico, non lontano dalla città di Chachapoyas, puoi allora vedere questa stupenda città del X secolo che si estende su circa 30.000 ettari, di cui 6 per la fortezza. Vedrai delle rovine lasciate allo stato selvaggio, intricate nelle vegetazioni, mentre la natura prova a riprendere i suoi diritti a poco, tuttavia ne vale sicuramente la pena, tanto impressiona per i suoi innumerevoli edifici e la sua vista mozzafiato sul paesaggio. Dopotutto questa è una vera e propria meraviglia del Perù. Ecco le isole Heard e MacDonald. Questi territori esterni dell'Australia si trovano a sud dell'Oceano Indiano, a circa 1600 km dall'Antartide, quindi immagini bene quanto siano di difficile accesso. No, non è impossibile recarcisi, ma bisogna che tu sappia in anticipo tutto ciò che ti aspetta, e ciò si riassume in più giorni di navigazione. Spero per te che tu non abbia il mal di mare. E ancora, non è nemmeno questo il problema. Queste isole sono le uniche isole vulcaniche subantartiche in attività e fanno parte dei rari ecosistemi insulari incontaminati del mondo, cosa che fa in modo che sia strettamente vietato recarcisi, a meno che tu non sia uno scienziato e vuoi portare qualcosa di nuovo alla scienza studiando il loro ecosistema. Così, lo avrai indovinato, queste isole sono lontane dall'attirare i turisti. Dopotutto sono rari quelli che potrebbero avventurarsi in questi luoghi, e si capisce perché.
Quale luogo migliore per fare la guerra che un ghiacciaio situato in uno dei tetti del mondo? Qui parliamo del ghiacciaio Siachen, il quale dal 1984 è il campo di battaglia più elevato al mondo, in cui l'India e il Pakistan conducono dei combattimenti intermittenti. Lo avrai capito, le due nazioni se lo contendono. Non vedo perché contendersi un blocco di ghiaccio tanto elevato quanto inospitale, ma è così. La guerra si svolge, quindi, senza grande sorpresa, a un'altitudine compresa tra 4.000 e 7.000 metri e in cui le temperature possono scendere fino a meno 60 gradi. E nonostante il cessate il fuoco del 2003, gli uomini continuano a cadere sul tetto del mondo, non per gli spari, ma soprattutto a causa delle condizioni climatiche estreme, della mancanza di ossigeno, delle disfunzioni cardiache, degli edemi cerebrali, delle valanghe, delle frane o di cadute mortali. Quindi non è soltanto la guerra che rende l'ascesa di questo ghiacciaio impossibile, ma le condizioni climatiche bastano da sole a dissuadere qualsiasi essere umano dotato di ragione di recarcisi. Ora dici, cosa ne pensi di questi luoghi misteriosi impossibili da raggiungere e se hai comunque voglia di tentare la fortuna e di visitarne uno? Se sì, dici quale ti interessa di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!